Il Cesena non è rimasto a guardare ed ha messo subito in crisi il Cagliari avvertendolo che non avrebbe fatto una passeggiata. Così i padroni di casa sono rimasti guardinghi e soprattutto nel primo tempo hanno evitato di attaccare a fondo per paura dei veloci contropiede impostati dal sempre giovane Piraccini e conclusi da Turchetta più che da Ciocci ben controllato da Valentini. Amarildo è rimasto in panchina ma, dice Lippi, tornerà utile fin da domenica prossima. Ranieri ha schierato due punte, Paulino e Fonseca, questi all'esordio casalingo, con Francescoli in fase di rifinitura. Ma il gigante è stato ancora una volta Gianfranco Matteoli, capace di prendere letteralmente per mano i compagni. Quando tutti avranno compreso il suo linguaggio calcistico, il Cagliari farà un ulteriore salto di qualità. Un bel Cesena, dicevamo, soprattutto nel primo tempo, un po' meno nella ripresa, quando ha badato più a difendersi da un Cagliari più aggressivo che voleva la prima vittoria a casalingo. L'impresa non è riuscita, ma alla fine negli spogliatoi visi ugualmente contenti, sia tra i sardi che tra i romagnoli, con Marcello Lippi che ha ricordato la sua prima volta in Serie A nel settembre di 20 anni fa, proprio sull'erbetta del Sant'Elia. 14 settembre 1970. 2-1 per il Cagliari, vincevamo 1-0 noi a 10 minuti alla fine, aveva fatto gol Salvi, poi dopo ha segnato Riva su rigore e Brugnetti. Abbiamo sofferto la visita del Cagliari, un Cagliari che ha una mentalità vincente, direi, che viene da due campionati vinti, quello di Serie C e quello di Serie B, una squadra giovane, veloce, brillante, che ci ha messo anche in difficoltà. Noi da parte nostra abbiamo fatto, come detto, da un buon primo tempo. E non è che siamo stati a guardare completamente, tant'è vero che abbiamo avuto 3-4 belle occasioni abbastanza importanti. E questo Cesena è una squadra pratica, ben messa in campo, per cui è una squadra che sono anni che lotta per non retrocedere, per cui dobbiamo imparare moltissimo da questa squadra. Gianfranco Matteoli, l'uomo che continua a prendere per mano questo Cagliari, sinceramente, al di là di quello che può essere la dichiarazione diplomatica, non ti pare qualche volta di parlare in un deserto? No, non è vero, ognuno di noi c'è i suoi compiti, io ho il compito di far girare questa squadra, gli altri hanno il compito chi di far gol, chi di correre, chi di cercare di tamponare, ognuno di noi deve pensare che i suoi compiti li deve rispettare e penso che lo stiamo facendo.